Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Aperta il 18 aprile e durerà fino al 26, Granai di Villa Mimbelli, via San Jacopo in Acquaviva a Livorno, la mostra Artisti e il 25 aprile. Abbiamo ascoltato innanzitutto la direttrice del museo di Villa Mimbelli, Museo Fattori, Francesca Giampaolo, che ce ne parla. Questa mostra è importante, no? Dal punto di vista proprio artistico. Questa mostra è, diciamo, importante perché sono quattro artisti che sono stati chiamati dall'associazione Ampia proprio per creare un dialogo tra l'arte contemporanea e questa celebrazione di questa ricorrenza del 70° anniversario della liberazione. Quindi è un connubio tra l'arte contemporanea e il ricordare anche questo importante evento sociopolitico. Rimane aperta fino? La mostra rimane aperta tutta la settimana fino al 26 di aprile. Purtroppo poi dopo dobbiamo smontarla perché rimonteremo un'altra mostra successivamente, quindi abbiamo tempi un po' stretti. Claudia C., Renato Spagnoli, Bruno Sullo e Antonio Vinciguerra sono gli artisti che intendono esprimere la loro partecipazione all'evento, al di là di ogni retorica, con le loro opere. Abbiamo ascoltato poi il presidente dell'Ampia, Mauro Nenciati. Anche questi momenti, no? Sì, soprattutto questo qui è un momento in cui l'arte si unisce, cioè il libero pensiero con cui un artista si propone si coniuga bene con il fatto della liberazione, cioè con il momento del 25 aprile come episodio di liberazione. Per cui l'Ampia ha creduto bene di accogliere questi quattro artisti che si sono proposti e noi accogliendoli abbiamo cercato di coniugare politica, libertà e arte come episodi di liberazione. E abbiamo poi ascoltato anche il vicepresidente dell'Ampia, Spartaco Geppetti. È importante, no? Anche per voi questo momento. Beh, per noi è importante, per noi questa è la missione dell'associazione, perché noi siamo l'associazione nazionale per i civiltà politici italiani antifascisti e come missione è il ricordo di quello che è successo negli anni del fascismo fino ad arrivare alla Repubblica Italiana, ma con questa appunto la realizzazione della Costituzione, quindi l'affermazione dei principi di libertà e di democrazia che hanno portato a essere l'Italia quella che è oggi sostanzialmente. Quindi è chiaro che è importante. Quindi noi ogni anno facciamo delle iniziative, in questo periodo particolare, quest'anno che è il 70° abbiamo fatto una serie di iniziative che si comincia con oggi alla inaugurazione della mostra che facciamo qui a Granai, ringraziando il Comune per la gentile concessione e anche gli artisti che sono Antonio Vinciguerra, Claudia Cei, Renato Spagnoli e Bruno Sullo, che si sono offerti di portare delle loro opere e dimostrarle in questo momento come un momento di espressione, in quanto l'arte e la comunicazione che si ha attraverso l'espressione di massima libertà deriva direttamente da quei concetti che dicevo prima. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.